chiamerei sul palco per la sessione sulle strategie di formazione di cui abbiamo parlato ora, in realtà indirettamente, Giovanni Brugnoni, vicepresidente per le risorse umane di Confindustria. Eccolo, Giovanni. Ciao. Metti pure qua. Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. Professore. Arduino Salatin, preside di USVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia e consulente del MIUR, del Ministero. Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi. Buongiorno. Scusi lei. Allora, Brugnoni, le risorse umane mi sembra di aver capito che sono un dato fondamentale, però cerchiamo di calarlo nel pratico, perché questa è una cosa su cui tutti vanno d'accordo e nessuno, ma, Trasversale. nessuno dirà no, le risorse umane chi se ne frega. Però poi nel pratico questo che cosa vuol dire esattamente per le imprese? Nel pratico vuol dire che noi con un'indagine interna in cinque settori fondamentali del Made in Italy, quali l'ICT, l'agroalimentare, la chimica, la moda e la meccanica, con un'indagine interna abbiamo fatto emergere un dato che ha spaventato noi stessi e i nostri associati, ovvero che nei prossimi 5 anni le nostre imprese non troveranno almeno 280.000 figure professionali qualificate. E questo è un grande dramma perché, come diceva Claudio Marenzi poc'anzi, se si ha una traiettoria di crescita della propria impresa, bisogna avere a bordo anche dei talenti formati e qualificati. Il rischio che l'impresa e l'imprenditore abbia una traiettoria di crescita internazionale, di prodotto, di sviluppo e di rimanere sui mercati in maniera adeguata, c'è il rischio che dalla scuola non vengano formate le figure professionali richieste. E questo è un grande dramma paese, secondo me, perché c'è stato un cattivo dialogo tra sistema formativo, famiglie ed imprese, perché probabilmente le imprese non hanno manifestato in maniera adeguata e chiara le proprie esigenze, la scuola si è chiusa a riccio nelle proprie competenze senza guardare i territori che, diciamo, di appartenenza e le famiglie probabilmente non hanno visto e non vedono l'industria come un fattore di crescita professionale e di occupazione per i propri Quante figli. sono le professionalità che potrebbero mancare? 280.000 nei prossimi 5 anni. Presidente Illy, lei quanto ha detto che erano poi nel vostro settore? Nell'alimentare. No, le competenze che... 100.000 soltanto nel settore dell'alta gamma. E questo è un disastro. Ma voi veramente credete che le aziende non possono crescere per mancanza di personale qualificato? Che possa essere un freno alla vostra crescita, Presidente? Sì. Porta anche a casa. Quindi 100.000 rispetto a tutti gli immigrati che Che adesso già vanno per oggi mestiere. Sì. Ma rispondono a una. poi c'è un altro tema che non ho menzionato per brevità, è che i mestieri sono completamente da reinventare, perché con l'industria 4.0 il paradigma è totalmente invertito, perché fino ad oggi con l'automazione era la macchina che assisteva l'uomo. Ma oggi con l'industria 4.0 è l'uomo che assiste la macchina, eh? Cioè tutto un altro mestiere, non dimenticare e rifare da zero. E qui il tema è vivo perché dopo giustamente i colleghi chiamano e dicono: guarda, io avrei bisogno di 3 ingegneri meccanici, 4 periti tessili, io non è che ho il E cassetto ce l'ha dei pronti là sotto. periti e degli ingegneri o dei laureati in economia. Anche perché Ma qui la programmazione a quanti anni si deve fare? ecco, 5 anni almeno? esatto, la programmazione è questa, cioè il Cioè tema non è che te lo, appunto fondamentale è questo. Allora, Industry 4.0 ha dato un'accelerata nel cambiamento tecnologico all'interno delle imprese. Sì. Quindi, l'imprenditore che crede fortemente nella propria impresa è stato accompagnato, come diceva prima il Presidente, anche con il rifinanziamento della Sabatini, iperammortamento, superammortamento e quant'altro. Perciò l'hardware l'ha cambiato. Il tema è che parallelamente deve esserci anche
le soft skill e le persone che devono governare e ottimizzare i processi produttivi altamente formati. Se no c'è il rischio che dopo la consegna a data certa di un macchinario di Industry 4.0 ci siano gli stessi cristiani che erano abituati a lavorare in una certa maniera che non riescono a ottimizzare. Ma la formazione non si fa in azienda pure? Dopo l'imprenditore si adatta a qualsiasi necessità, quindi la fa in house, si accaparra dei costi, certo. Diciamo degli extra costi per far funzionare il macchinario per cui ha investito, quindi l'imprenditore cambia pelle, cambia casacca e si adegua. Però il messaggio che noi stiamo costantemente dicendo al paese, attenzione, con una forte disoccupazione così importante giovanile, è paradossale che le nostre imprese, trasversalmente in tutti i settori, quindi non è la meccanica, il tessile e quant'altro, tutti i settori stanno manifestando questa carenza. Vuol dire che c'è un cortocircuito di comunicazione. Voglio chiedere, poi dopo, professor Resta, voglio chiedere a lei, mi sembra che una percentuale vicino al 100% dei laureati in ingegneria del Politecnico trovi un lavoro a tempo indeterminato entro un anno, che è un numero... No, trova lavoro. Allora, cominciamo a fare outing. Io sono il responsabile di tutto questo, nel senso che mi sembra che abbiamo sentito per circa un paio d'ore che mancano ingegneri e che mancano talenti e quindi naturalmente mi sento responsabile. Lei quanti ne fa di questi ingegneri all'anno? Noi ne facciamo circa, tra ingegneri e architetti, ne facciamo circa 8.000-9.000 all'anno e sono tutti occupati effettivamente. Io ho un'occupazione dell'ingegneria al 97% a un anno e quindi... diciamo dormo sonni tranquilli. Il tema è strategico. Io abbiamo sentito il panel precedente, alla fine il cerino è rimasto all'attrattività di capitale umano e alla capacità di formare, diceva prima Giovanni Brugnoli, la capacità di formare capitale umano che risponda a quelle che sono le esigenze. Il fatto che questi due panel siano uno a fianco all'altro dà la risposta immediata. Se non cominciamo a progettare politiche industriali e politiche della formazione in maniera assolutamente sinergica, rischiamo che queste due politiche trovino delle risposte divergenti. Come stanno trovando delle risposte divergenti? Nel senso che attualmente sono state fatte scelte che non sono condivisibili né lato accademico né lato industriale. Abbiamo parlato delle lauree professionalizzanti, ci siamo veramente... costruiti un film sul titolo quando tra 10 anni il titolo non esisterà più. Abbiamo deciso che dovevamo lavorare su alcune formazioni, anche alcune imprese hanno portato l'ultimo miglio della formazione in casa, col rischio che non ci sia la massa critica poi per dare attrattività a tutte e competitività a quelle scuole. Quindi dobbiamo ripensare la formazione facendo fare ognuno il suo mestiere. Se pensiamo che l'università, l'ha detto il presidente Illy, se pensiamo che l'università formi il perito, la figura professionale da immettere immediatamente nell'impresa, stiamo facendo un grande errore. Abbiamo Ma questo lo pensiamo l'ITS oggi. E adesso lo pensiamo. Purtroppo lo pensiamo, l'abbiamo pensato con la professionale che abbiamo dato in carico all'università che non hanno le competenze per che farlo. Che non ha un senso, dice lei. Che non è un senso, mentre dovevamo puntare sull'ITS. Quindi questo è assolutamente un disegno che va fatto a livello centrale, oppure va fatto con delle grandi sinergie in cui io un po' di responsabilità la do anche al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa, nel senso che alla fin fine loro hanno cercato, comunque si cerca la qualità e l'affidabilità di tutti i fornitori. Abbiamo parlato tanto di risalire la catena del valore, di andare a connettere la mia macchina con la macchina del... Beh, ma forse anche il fornitore di capitale umano... è un fornitore da andare in qualche maniera a controllare. Se lo dice lei che è del Politecnico... Lo dico io assolutamente. Perché l'università più collegata alle imprese dovrebbe essere la sua, è considerata una delle più... Ma quanti sentono il bilancio del Politecnico come parte della loro filiera? Sta chiedendogli soldi? No, sto chiedendo responsabilità. Però questo è molto interessante quello che dice, perché io pensavo che invece il Politecnico fosse veramente l'università più collegata a una filiera Io senza l'impresa non chiudo un bilancio. Addirittura? Non assolutamente, posso in questo momento senza avere
l'impresa e i miei ex alunni, perché oggi è una grande comunità che in qualche maniera aiuta sempre di più l'Ateneo. Non chiudo un bilancio, però non sono rappresentativo, non posso descrivere il sistema universitario italiano come Politecnico, come Bocconi. E anche qui l'altro grande male, nel senso che non riusciamo a valorizzare le differenze. Non possiamo, che è un male endemico del nostro paese, nel senso che vogliamo che tutti siano uguali e quindi che tutte le misure vadano bene per tutto, vadano bene per tutti i territori, vadano bene per tutte le filiere, vadano bene per tutte le università. E soltanto quando capiamo la nostra diversità, beh, allora a questo punto veramente... Senta, una curiosità, qual è la percentuale di studenti non locali, cioè non geograficamente congruenti al suo territorio? Allora, che lei noi abbiamo fatto una politica in cui in un mondo con grandissime trasformazioni tecnologiche i primi 3 anni devono mettere veramente le fondamenta, quindi vogliamo essere italiani, insegniamo in italiano e rispondiamo a un'esigenza italiana anche per certe figure professionali, e lì abbiamo circa il 25% che vengono dalla provincia estesa di Milano e il 75% dal resto d'Italia. Sulle lauree magistrali invece, per evitare che i nostri studenti vadano a studiare all'estero, quindi non solo per attrarre studenti dall'estero, quindi questo sottolineiamo subito, per dare un'opportunità di formazione internazionale a Milano in Italia, perché l'internazionale non è oltre Alpi, l'internazionale può essere assolutamente nel nostro paese, questo secondo me dobbiamo subito definirlo, abbiamo oggi il 1 su 3 internazionale, 1 su 3 che viene dall'Italia e 1 su 3 che viene dalla regione Lombardia. Bene. Una bella classe internazionale. Sì, direi di sì. Professor Salatini, invece lei vorrei chiedere l'aspetto, lei è anche coordinatore del progetto Alto Gamma per la formazione, l'aspetto che abbiamo evocato fino ad ora da tecnici professionali. Sicuramente. E se c'è, mi scusi, gliela faccio subito la domanda senza che gliela faccio dopo, se c'è anche un pregiudizio culturale, io le sto parlando delle famiglie in questo caso, non delle imprese, perché le imprese io ovunque vada me lo dicono che ne hanno una necessità fondamentale, le famiglie. Allora, io cerco di incrociare 3 punti di vista. Sì. Quello di cui mi occupo da 20 anni, formazione dei giovani, venendo da quel mondo salesiano, consulente del MIUR da 10 anni, sopravvissuto a vari governi, e consulente Antagamma. Che cosa vedo da questi 3 piccoli cantieri? Allora, il lavoro secondo me è su 3 fronti. Prima di tutto sull'offerta formativa, che va assolutamente, e qui va ripreso il paradigma dell'ecosistema, va molto differenziata come avviene negli altri paesi europei, può essere una via unica. Quali sono i numeri? Noi abbiamo dei ragazzi che prendono una qualifica triennale, sono circa 100.000 all'anno, poi abbiamo gli studenti delle scuole secondarie superiori che sono 500.000 all'anno, di cui il 60% continua all'università. E poi abbiamo 10.000, in realtà molti di meno, degli istituti tecnici superiori che diciamo escono. Questo è il capitale umano di partenza, che tra l'altro poi è in declino demografico perché le proiezioni. Allora, la prima cosa secondo me è intervenire sull'offerta. Stiamo facendo la revisione dei profili ITS per prendere il pezzettino più interessante. E ne abbiamo, facendo analisi presso le imprese, tra l'altro Alta Gamma ha anche dato un contributo a questo lavoro del MIUR su tutti gli 11 settori, 65 profili, di questi 40 sono completamente nuovi, non esistevano 5 anni fa. Questo dà l'idea anche di quello che è stato detto. E, ma tipo cosa sono questi profili così per esempio sulle ICT non ce n'è uno. Ecco, sul settore del commercio, sulla parte che riguarda parte della manifattura, ma anche sulla manifattura, quindi assolutamente sì, su molti dei settori le dimensioni riguardano soprattutto chiaramente la trasformazione digitale, ma anche molto il cambiamento del mercato eccetera, quindi questo ha effetti sulla scuola prima, perché il problema è adottare una logica di filiera, per cui praticamente non riusciamo a dare continuità come avviene in altri paesi europei. Quindi dobbiamo dare continuità verticale, cosiddette filiere formative, e favorire di più l'osmosi, i passaggi come avviene negli altri paesi, altrimenti molti ragazzi chiedono devo andare all'università e dopo si fermano dopo il primo anno e sbagliano. Se avessimo un sistema che riesce a dare più possibilità di passaggio, e dobbiamo fare un grosso lavoro sulla cultura, cioè non è vero che la dimensione
dell'intelligenza delle mani, dell'artigianalità, eccetera, vuol dire più cultura, non meno cultura. E questo lo vediamo anche nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali. Questo credo. Il secondo lavoro è sui ragazzi, nel senso che al momento sui, ad esempio, centri di formazione professionale, il grosso è alberghiero ristorazione e estetica benessere, parrucchiere, eccetera. E perché c'è questo? Allora, cioè, nel primo caso della ristorazione, MasterChef ha fatto molto di più di danni tutti, che, eccetera. No, per anche buoni, che abbiamo, insomma, qua, no? Un nostro amico. E dall'altro c'è un orientamento verso i settori, eccolo là. Diciamo, dove fatto conta molto la dimensione di genere. Cioè, un elemento importante è che, ad esempio, sull'ITS la componente di genere è molto bassa, femminile. Sono tutti maschi, moltissimi maschi, quindi c'è un lavoro enorme da fare anche sull'orientamento di genere. E quindi bisogna lavorare sull'orientamento, che deve cominciare dalle scuole, addirittura io dico dalla scuola primaria. Sì, ma io la metto semplice, il tema fondamentale è che purtroppo non si associa all'ITS una possibilità di percorso di carriera soddisfacente, sì, quanto invece il sogno classico, certo, può, certo, dare. Secondo me questo è il punto fondamentale, sì, per la famiglia, glielo posso dire. No, cioè, no, preferiscono lavorare da laureati in un, certo, call center, certo, che, certo, però hanno avuto questo sogno. Glielo chiedo da ignorante, però lei ci lavora sopra. Allora, io dico che intanto bisogna dare la possibilità che si può sviluppare. Vabbè, questo è un problema, cambiamo, anche della cultura delle, sì, imprese quando, sì, diciamo, assumono, no? La dimensione di sviluppo di carriera per me è importantissima. Certo. E un sistema che non sia a imbuto chiuso o a canne d'organo. Che perché lei dice che devono esserci questo passaggio? In altri paesi c'è un sistema di crediti riconosciuti in cui uno può passare questo da un sistema all'altro. Certo, no? Certo. Ecco, da noi questo ancora non c'è. Certo. E poi la possibilità dello sviluppo dopo, successivamente, come avviene in Germania o in altri paesi. Quindi noi abbiamo un sistema autoreferenziale nostro e molto formativo. Ecco, e poi bisogna fare un lavoro sull'opinione pubblica, ovviamente, quindi modificare il sistema formativo di offerta, differenziarlo, renderlo più, lavorare molto sui ragazzi e su questi sogni positivi, ma nello stesso tempo anche dare l'idea che si può raggiungerli questi sogni. Che, ma l'alternanza ha dato un'idea, allora, ai giovani di entrare, l'alternanza sana che c'è stata in tantissime parti d'Italia? L'alternanza con scuola lavoro, dico. Sì, l'ho seguita. Immagino. No, allora, secondo me si cominciano a vedere i primi frutti quando è fatta bene, perché qui c'è un altro problema grosso per l'Italia, la forte disparità territoriale. Cioè, nelle realtà di molte regioni del sud è aria fritta, cioè non c'è, sì? Sì, fanno, diciamo, l'impresa formativa simulata. Che imprese hanno da poter andare, no? Ecco, quindi allora stiamo facendo adesso i gemellaggi come in Germania, cioè ragazzi del sud che vengono a lavorare al nord, a fare esperienza di alternanza al nord, sì, o all'estero con le, ecco, questi ci sono esperienze molto molto interessanti. Ecco, lì c'è un problema anche sul versante imprese, cioè la scuola ha l'obbligo di fare l'alternanza e le imprese non hanno l'obbligo, bisogna trovare delle incentivazioni, abbiamo proposto il credito d'imposta. Però, cioè, scusi, se ci sono delle imprese che hanno bisogno e non hanno fame di così tanta manodopera, probabilmente. Lo so, ma sono inegualmente distribuite, insomma, tra sul territorio, l'offerta e la domanda. Ecco, questi sono, secondo me, i problemi che però possono. Io sono fiducioso che si possa, nonostante tutti i limiti dell'Italia, e anche il confronto che abbiamo avuto con le imprese di alta gamma, mi sembra sono presenti molto nel dialogo alternanza scuola lavoro, nelle collaborazioni. Io riprenderei il concetto di ecosistema, ecco, attorno a questo, le robe che funzionano, e quando c'è l'ecosistema, le relazioni, e attorno, bene, a queste vanno costruite. Professor Verona, invece lei è la scuola dei manager, la scuola delle sfide del futuro, diciamo, economiche. Abbiamo sentito quella dell'ingegneria, voglio sentire il punto di vista suo, diciamo, da economico. Ma innanzitutto grazie per l'invito, perché abbiamo collaborazioni da anni con Alta Gamma e io apprezzo questa volontà di orchestrazione, e mi complimento col Presidente perché riuscire a creare un artefatto che esprima in nuce un positioning per il futuro credo che sia fondamentale, perché come è stato più volte detto nei panel precedenti, la differenza tra noi e quello che un famoso scrittore chiamava gli italiani più cattivi, cioè i francesi, è proprio la capacità di orchestrazione. Quindi più cerchiamo di stimolare l'orchestrazione nelle nostre aziende, nelle nostre istituzioni, più riusciamo a raggiungere dei risultati possibilmente positivi.
Ma io credo che a livello manageriale, molto è stato detto, quindi come si dice, more of the same. A livello manageriale io credo che qua ci troviamo di fronte a due grandi sfide che sono entrambe dal mio punto di vista indotte dalla globalizzazione e da quella che ancora una volta continuiamo tutti quanti secondo me a sottostimare, che è la rivoluzione digitale, no? Quindi con certo. Questa scusa del 4.0 sembra che sia una cosa evolutiva, che c'è stato il 3.0, il 2.0, ma io continuo a dire che siamo veramente di fronte alla nuova energia elettrica, quindi stiamo riconfigurando le industrie, stiamo riconfigurando i lavori, stiamo veramente in un momento storico che è straordinario dal punto di vista delle opportunità, ma anche dal punto di vista dei problemi e della difficoltà, ovviamente, se non si sviluppa una politica anche industriale intelligente. Allora, due sono, dal mio punto di vista, le implicazioni a livello di management. Una prima è legata alle competenze, l'altra è un problema più di carattere culturale. E a livello di competenze il digitale sparì dalle carte perché richiede di avere competenze che sono anche digitali. E purtroppo, e qua andiamo non all'università ma alla scuola primaria, secondaria, siamo pesantemente indietro. E una delle cose che a me rammarica più di altre è vedere come nella lotta politica che c'è stata prima del 4 marzo cioè i programmi presentavano l'istruzione o mai o come 18°-19° bullet point, quando in realtà qua dobbiamo insegnare coding, dobbiamo insegnare ai ragazzi di aprirsi culturalmente a un mondo che chiaramente cambia parecchio. Quindi c'è un tema tecnico che è stato ben affrontato, ma anche c'è un tema proprio di competenze che sono completamente diverse. Se io non so lavorare con il computer in modo un po' aggressivo rispetto a sfogliare le pagine web, io chiaramente sono a breve tagliato fuori, anche per quei lavori tecnici, perché l'operaio di una fabbrica moderna è un piccolo scienziato, non è Charlie Chaplin in tempi moderni, è un piccolo scienziato che deve saper destricarsi rispetto a queste attività. Quindi il manager del futuro deve sempre più lavorare sui dati, e questa è un'implicazione secondo me culturale straordinaria, perché c'è un tema tecnico ma c'è un tema anche di cultura, perché è come mi insegnate voi imprenditori, tra l'altro, che lavorate nel fashion e nel turismo, nell'alta gamma in generale, nell'industria di lusso, e che avete sostanzialmente costruito il vostro successo su un prodotto che ha una filiera che è molto, come si dice, guidata dal back-end, guidata da tutta l'infrastruttura. Il futuro è sempre più orientato al mercato, perché i dati, i big data, ci permettono di, come dire, costruire nuovi mondi, nuove filiere a partire dal cliente, a partire dalla domanda. E questo ancora una volta è un cambiamento copernicano, perché noi abbiamo concepito l'azienda come guidata dalla filiera produttiva che è alle spalle, invece il futuro è di fronte a noi. Su quell'altra mercenaria. E rispetto al cliente. E quindi anche qua le professioni del marketing, le professioni della finanza, le professioni della strategia in generale cambiano radicalmente, che è quello che stiamo cercando ovviamente di affrontare a livello di corsi curricolari all'interno delle varie università, in particolar modo nella nostra. Però il punto fondamentale è un tema culturale che deve stimolare i nostri imprenditori. Bene. Perché questo è un aspetto centrale per il futuro. Il futuro, il designer sarà sempre la persona chiave nel lusso, ma dovrà avere una cultura guidata anche dal cliente, non più guidata solo dal prodotto e dalle sue idee. E questo è un aspetto molto molto importante che dobbiamo cercare di stimolare sempre di più in questi dibattiti, ma anche all'interno dei vari settori. Grazie.